Ciao a tutti ragazzi, allora se vi siete sempre chiesti come si programma un PLC e soprattutto il PLC più venduto al mondo, quindi quelli della Siemens, lo vedremo in queste lezioni. Cosa facciamo? Partiamo da zero, cerchiamo di spiegarvi il più possibile la base della programmazione PLC e poi metteremo anche, diciamo, a disposizione tutta la nostra esperienza di quello che abbiamo vissuto negli anni. Partiremo con magari PLC più semplici, quindi il 1200 e il 1500, per poi passare anche al 300 e al 400, magari anche con lo Step 7. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite il nostro blog, nonché anche sito, perché sarà molto importante, perché ci saranno anche le parti scritte, diciamo così, per comprendere meglio il tutto. Il TIA Portal è il nuovo prodotto della Siemens, scaricabile dal sito della Siemens con una versione trial, mi sembra di 28, 30, 31 giorni, quello che è. Nel caso in cui avete qualche difficoltà, qualche problema per reperire il software, fatemi sapere che cerco di darvi una mano anche tramite email a studioplcitalia@gmail.com. Allora, una volta installato il TIA Portal, vi aprirà questa pagina. Potete schiacciare su Crea nuovo progetto o Vista progetto. Se schiacciate su Crea nuovo progetto, andate a mettere il vostro nuovo nome, test. Mettete il vostro nome se volete, tipo io, e la vostra cartella di destinazione e fate crea. Vabbè, io avevo già un progetto aperto, faccio sì. Nel momento in cui avete creato il progetto, vedrete che è tutto completamente vuoto, tutto completamente nuovo. Se schiacciavate su Vista progetto, come stiamo per fare adesso, per andare al progetto vero e proprio, potevate schiacciare su progetto nuovo e creavate il nuovo progetto in ugual modo. Andiamo ad aggiungere i dispositivi. I PLC della Siemens sono quattro principalmente: 1200, 1500, 300, 400. Il 1200 è una versione compatta di un PLC, il 1500 è una versione un po' più, diciamo così, evoluta, che non ha input-output già, diciamo così, sulla CPU, ma in realtà sono dei moduli di espansione collegati ad essa. Mentre il 1200, come vedrete, ha già all'interno degli input e degli output, quindi è per questo che si chiama PLC compatto. Proviamo ad inserire, diciamo così, un 1200. Come vedete, quando aprite il PLC, avete già la descrizione, cos'è, cosa non è, qual è il tipo di, diciamo così, di firmware all'interno, quanti input-output può contenere. Perché il 1200 si differenzia che, ad esempio, il 1200 e 11 che ho qui davanti non può avere moduli espansivi attaccati sulla sua, diciamo così, case. Invece prendiamo un altro modulo, tipo il 12 e 17, che è quello più evoluto e più figo di tutti. Quando lo importate, quindi schiacciando OK, vedrete che vi aprirà un device di configurazione hardware dove all'interno potrete andare a mettere gli input e gli output del sistema. Perché? Perché il PLC è un qualcosa che raccoglie degli input e accende degli output, quindi raccoglie tutti i fine corsa, diciamo così, fine corsa, limit switch, non so, feedback di motori, feedback di valvole, tutto quello che può raccogliere, termoregolatori. Tutto quanto li raccoglie su di sé, li elabora, quindi voi elaborerete tutte queste informazioni e poi andrete ad accendere determinati eventi o determinati motori, determinate valvole per farle andare. Come vedete, ho importato la 12.17, lui mi apre già questa, diciamo, pagina del dispositivo. Nel caso in cui non fosse aperta, quindi fosse chiusa, potete premere sulla cartella PLC che vi ha creato, Configurazione dispositivi. Una volta dentro, potete vedere che vi mette a lato tutti gli indirizzi, quindi come vedete la CPU già ha, essendo compatta, 14 input e 10 output, e voi potete andargli a dire dove andare a salvarli, quindi in che area di memoria andare a salvare queste variabili. Gli input sono sotto l'area di memoria I, mentre le uscite sono sotto la memoria Q. Faremo una piccola digressione, ma non troppo grande sulle variabili in questo momento, perché sarà scopo della prossima lezione. Però una volta che avete le vostre variabili, diciamo così 0 e 1, queste qui le potete cambiare a vostro piacimento. Se, no, se non vi piace lo 0 e volete partire dall'1, partite dall'1, come vedete vi fa il campo dall'1 al 2. 1, 2. Ok? Stessa cosa le analogiche. Le analogiche partono dal 64. Occhio a non mescolarle. Tenete sempre le analogiche lontane dagli input digitali audio, soprattutto se avete dei grandi progetti, tipo ad esempio. Di solito noi lavoriamo che le analogiche partono dal 100 in poi, o anche 200 molte volte, mentre tutto ciò che è
input digitali e partono dallo zero, perché alla fine ci siamo standardizzati sullo zero, è molto più semplice. Bene, una volta che le avete create qui, le potete creare anche all'interno di input, scusa, variabili PLC, aggiungi nuova tabella delle variabili. Vedete, vi crea una tabella, la potete chiamare input, potete crearne un'altra già degli output. E se ci cliccate dentro, vedrete che aprirà una tabella tipo Excel. Perfetto, ci entrate dentro. Gli potete mettere un nome, quindi input, mettiamo caso. Indirizzo, vedete, vi mette già l'UI00. Come vedete, gli indirizzi sono, diciamo, l'identificatore, scusate, dell'operando può essere I di input, Q di output e M di marker, che sono variabili che ne parleremo la prossima volta. Selezionate I e come vedete indirizzo 0 e numero di bit 0. In questo caso non chiedetevi tanto il perché, lo sapete, e poi vedremo nella prossima puntata cosa vuol dire indirizzo e bit. Dopodiché, se trascinate, metto input 1 perché se trascinate come se fosse una tabellina Excel da questo triangolino qui, quadratino, e mettete i vostri input, vedrete che lui fa già tutto un progressivo. Vabbè, sono diventati output, si vede che ho schiacciato male io. Comunque, nel caso vi sbagliate, potete rifarlo io, e poi lo trascinate di nuovo e ve le sovrascrive. Come vedete, mi sono creato i miei 14 input e posso fare la stessa cosa con gli output. Di andare di qua, output, tabellina Excel, metto output 1. Una volta che ho messo output 1, qui gli posso mettere Q 0.0, non so se me l'accetta perché non c'è il percentuale, sì, me l'ha accettato, e lo trascinate verso il basso. Stessa cosa. Nel caso in cui volete ampliare il vostro PLC, cosa dovete fare? Tornate su configurazione dispositivi. Poi, da questa paginetta, ah, naturalmente se non c'è questa cosa degli input output chiusa, che non la vedete, è perché ci sono queste due freccettine maledette che non si vedono molto, ma vi aprono la vista dei dispositivi. Quindi queste due freccettine qui sono abbastanza bastarde. Comunque nel caso potete schiacciare anche col destro, proprietà, e non me lo apre più, ah, ecco me lo apre. Come vedete, basta premere su di sì, vabbè, il menu a tendina di Q, indirizzi di input output e come vedete anche qui avete i vostri indirizzi che potete ampliare, mettere a 1, mettere a 0. Vabbè, adesso ci sono delle variabili collegate, lasciamo il mondo come sta. Vabbè, ricavo le variabili e poi metto 0. Ecco, nel caso in cui ricablate le variabili, praticamente cosa vi va a fare? Vedete, sono state aggiornate, prima era 0 e adesso è 1. Quindi rifacciamo da qui, dalla nostra tabellina 0. Mantiene ricavare le variabili. Voglio aggiungere degli input e degli output al mio PLC bellissimo della Siemens compatto, catalogo hardware, DI, apro la paginetta, posso inserire la mia scheda da 16 input, quindi avrò la mia CPU che ne ha già 14 più altri 16 e posso inserire un'altra. Scusate, di Q, magari anche da 16 bit, uguale. E voi cosa vedrete? Vedrete che la vista dispositivi, vedete, è aumentata. Quindi adesso avete che gli input vanno da 0 a 1 e poi hanno da 8 a 9. Stessa cosa, 12 e 13. Se volete, perché vi fa schifo vedere 0189, potete andare in progressivo, quindi potete dire che questo campo lo voglio dal 2 in poi e questo campo qui lo voglio dal 2 in poi. Così è più lineare, perché se vi mettete lì e fate da 01, poi da 12 a 13, anche il cliente vi dice: oh, ma che. Quindi 01, 23, 23. Stessa cosa per le analogiche, potete importare l'analogica oppure un modulo di Q, quindi un po' input, un po' output, quindi che non è né ciccia né pampamagnacu. Andiamo a inserirlo. Questa qui da 16, bellissima. Come vedete, ha due campi, come la CPU. E quindi anche qui, 2, 3, 4. Ho sbagliato, 4. Questo qui è come configurare e come creare il primo progetto.
Partite con la 1200, potete farlo con la 1500, potete farlo con un 300-400, io vi consiglio 1200 o 1500, anche perché con lo starter kit della Siemens magari riuscite anche se vi comprate il PLC e il pannellino operatore a fare un po' di test, un po' di prove. Comunque il simulatore funziona benissimo, per avviare il simulatore basta schiacciare su anche solo PLC e premere questo pulsantino qui e vedrete che si avvia la simulazione, fate carica, fate quello che volete, potete simulare tutto quello che volete. L'unica cosa, gli input e gli output non sarà possibile simularli, si potrebbero forzare, ma è un po' troppo complicato subito all'inizio. Bene, quindi ragazzi, registratevi e rimanete sintonizzati.